Aspettiamo un po' che arrivino gli altri anche da Cosmo. Allora, mi raccomando, oggi, vabbè, se siamo pochi, però quando dovete dire qualcosa non vi accavallate con le voci, va bene? Ci proviamo. Ci proviamo un po'. Voi riuscite a vedere tutti o solo Elda? Beh, adesso io vedo solo te, amore, adesso. Ok, quindi è la vista oratore. Sì. Okay. Ciao. Oh, ragazzi, cos'è che vi volevo dire? Intanto, se volete mettere, incominciare a mettere la pasta. Sì. L'acqua per la pasta, se volete cominciare a mettere. Bellissimo. Ok. Ciao a tutti. Poi man mano che si collegano gli altri, magari lo diciamo anche noi. Allora, quindi la prima cosa da fare, mettiamo l'acqua per la pasta. Sì, Filippo, poi guarda, non corri tanto, perché dopo che lessiamo la pasta, togliamo l'acqua, ma si deve far freddare tutto l'acqua fredda del rubinetto, perché altrimenti poi la pasta si evita a cuocere e fa la pappa, fa un po' di pappina che non è buona. Sì, diciamo scoliamo la pasta, è vero? Sì, scoliamo la pasta e si passa sotto l'acqua fredda del rubinetto e si deve freddare, si deve far freddare, così si ferma e non fa quella pappina, non buona. Poi la pasta fredda, una la mangia giusta, la mangia calda, invece così diventa fredda. Ah, signora, per due persone, no? Per esempio il condiviso, l'olive, il mais, quanto ce ne vuole? Allora, per due persone, innanzitutto prendiamo la pasta. La pasta ci blocchi, Elda? Elda, ti sei bloccata. Ti sei bloccata e non ti sentiamo bene. Devi ripetere, per favore, perché sennò... Prima della roba da mettere, dobbiamo vedere quanta pasta fate per due persone, abbondante 250 grammi magari, che dite? Voi mangiate tanto, mangiate? Sì, va bene 250 grammi, se no potete 250 grammi, al limite potete fare pure 300, però 250 grammi per due, ma mi stanno sentendo tutti, perché sennò allora sai tutto. Cosa, Elda, perché ti blocchi all'improvviso, inizia a parlare e poi, capito, ti blocchi, quindi non ho capito nemmeno io. Allora dicevo, Filippo mi ha chiesto per quanto... aspetta, stava vedendo Sandro, Fabio. Sì. Allora, nel frattempo vediamo Luca, buongiorno Luca, io vi disattivo i microfoni così almeno cerchiamo di non fare interferenza. Dove sta? Così un vizio assurdo. Prova adesso. Allora, mi sentite adesso? Si sente un eco. Si sente un eco. Prova adesso. Adesso vi sentite? Sì. Va bene? Sì. Ha detto, mi sa che ha detto sì, però io non sento lei e loro. Sento io, aspetta. Tutto bene, sì, io... Allora... Quindi, sento Elda, per 250 grammi di pasta, per due persone... Ma comunque, per due persone puoi mettere due vasetti di tonno. Sì. Claudio? Simone e Luca. E solo che devi Luca, da ciao. Qualche parte devi allora, la cosa, Fabio. Fabio, devi disattivare. Dopo non riesci.
cioè, no, io con il telefono prendo solo le mani. Sì, così però abbiamo due immagini di Elda. Togli il video al computer. Ok. Allora, io su per giù vorrei sapere, tutti quelli che sono presenti, quante persone sono? Perché così facciamo, non facciamo in tutto individuale, facciamo un po' raggruppato. Che dite? Oh. Allora, sì. Noi qui abbiamo Filippo, Luca e Simone da oggi. E praticamente Filippo mi ha detto due persone. Luca, per quante persone cucini? Due. Due, bravo. E Simone? Simone? Per quante persone cucini? Aspetta, attiviamo l'audio. Tre persone. Tre. Quindi 300. Su per giù la stessa cosa. Allora, sì. Per chi è tre persone, faccia 300 grammi di pasta. Sì. Se poi siete mangioni potete fare anche 350, ma E invece per gli altri che sono due, 250, va bene? Sì, va bene. Poi mettete due scatolette di tonno. Due scatolette di tonno. Chi ne vuole mettere tre? A chi è tre persone può mettere anche tre. A chi è tre persone, va bene? Poi un formaggio tipo galbanino, io già me lo sono incominciato a fettare, quindi voi dovete fettarlo. Ok, allora ripetiamo un attimo tutte le operazioni fin qui. Quindi avete allora messo tutti la pentola con l'acqua? Simone, fatemi un cenno. Avete messo la pentola? Ok. Quindi, prima operazione da fare, mettere la pentola dell'acqua per la pasta. Poi, sulle quantità della pasta, abbiamo visto che bene o male, per due, tre persone, un 300 grammi vanno bene. Sì. Ovviamente, poi dipende da voi, se volete farne di più pure per domani, non lo so. Io adesso posso mettere due di tonno, però c'ho anche se eventualmente, se avete tre, potete mettere anche tre di tonno, va bene? Ok, quindi apriamo due o tre scatolette di tonno. Secondo, se fate 300, fatene due e tre. Se fate 250, potete fare pure due. Se vi piace, ne potete mettere anche tre, a gusto vostro. Poi, cominciate a affettare il formaggio a dadini. Così, mi state vedendo? Loro adesso non ti vedono perché stanno facendo, ti sentono però. Ah, allora, dadini... Ho comprato, vabbè, non ce lo metto, pazienza. Il che formaggio? Cosa? Il formaggio, sì, non l'ho comprato, avevo capito male, pensavo formaggio grattugiato, vabbè. Va bene. Ho preso tutto tranne No, quello grattugiato non va bene, quello grattugiato, però... No, va bene. No. Va bene. Un'altra volta ce lo metti, l'essenziale che adesso conosci la ricetta, io te lo scrivo. Sì. Poi, se ci avete i pomodorini, ce l'avete i pomodorini? Sì. Stanno facendo. Allora fettateli, un po' fettati. Poi, posso dire? No, un attimo che Luca sta dicendo qualcosa forse, o no? Attiva l'audio, Luca. Quanti pomodorini? Le quantità dei pomodorini, Elda. No, va bene. Elda. Allora, io voce... Allora, Luca ha chiesto quanti pomodorini, bene o male, dobbiamo tagliare. Posso rispondere? Sì. Io adesso ce ne avevo pochi, però voi se ce l'avete ce ne potete mettere anche 60-70 grammi, un etto, e a piacere, secondo voi, io ce ne avevo pochi e ne ho messi pochi,
voi ce ne potete mettere anche una quindicina di pomodorini, sempre che siano quelli piccoli. Se sono quelli più grandi, di meno, tagliati, naturalmente. Tagliati come? Tagliati, guarda, io li ho fatti a metà, i pomodorini, questi piccoli così, li ho fatti a metà. Okay. Voi a pezzettini che siano così grandi, a pezzettini così. Non è che c'è una misura precisa, a pezzettini di un centimetro, mezzo centimetro, come vi va, non è importante. Va bene. È essenziale che non siano troppo grandi. Io avevo i datterini, avevo questi piccoli, li ho fatti a metà. Voi se avete quelli più grandi li fate a pezzettini, ecco, di un centimetro. Però se viene più piccolo, più grande, non fa niente. Ok. Stanno tagliando i pomodorini. Diamo un po' di tempo prima di... Sì, come no. Come no. Sì, vedo Filippo che sta lavando i pomodorini. Va bene. Ok, quindi per adesso il formaggio l'abbiamo... Solo Filippo non l'ha comprato? Invece Simone e Luca ce l'avete? Io ho comprato i fiocchi di latte che sono più buoni. Morena, sì. Ho trovato un pezzo di Asiago, un pezzettino ce lo metto, un pezzettino. Va bene. Il formaggio non tanto ci vado d'accordo io. E allora, guarda, a chi non piace il formaggio, non ce lo mette. Non è che ci si mette per forza. A chi piace il mais ce lo mette, a chi non piace il mais non ce lo mette. Se a Simone non piace il formaggio, non ce lo mette, non fa niente. Luca, se non ti Simone piace, devi attivare l'audio. Simone ha una domanda. Ho detto che ci mette il Lerdanner. Ah, buono. Va bene. Qualsiasi formaggio che vi piace va bene, se non vi piace il formaggio non ce lo mettete. Addirittura chi ci vuole mettere la mozzarella ci può mettere le ciliegine che sono fresche, la mozzarellina, ciliegine, pure quello può andare bene, capito? Se il formaggio non piace non ci si mette. Allora, a me sta bollendo l'acqua, mi sentono? A me sta bollendo, dove devo parlare? Ripetiamo, Elda, non ti preoccupare. A me sta bollendo l'acqua, quindi io metto il sale e butto l'acqua e butto la pasta. Quindi controlliamo la pentola dell'acqua. Ecco, tutti a controllare perché non vedo più nessuno. A me ancora bolle, però ci manca poco. Ok. Quando bolle un po' di sale. Sì, il sale neanche tanto poco, perché in fondo dopo si sciacqua, capito? Si fredda la pasta sotto l'acqua. Quindi insomma, una bella manciata di sale. Così, signora Elda. Ecco. Luca, una domanda. Quanto mais? Allora, il mais io non l'ho aperto perché ci sta a chi non piace il mais. Se a voi piace, vedete questa scatolina? Essere da... Quant'è questa? Da 60... questo è 100, 160... snocciolato sarà un 120. La vedete la scatolina? Io sgocciolato ce l'ho 280, ce l'ho. Forse può essere un po' troppo, ma se ti piace ce lo puoi mettere anche tutto. Okay. Se ti piace, se a te piace? A me piace molto, piace. Ecco, allora mettecelo. Sgocciolato, ma... ovviamente. Sì, sgocciolato. Sì, magari basta. Chi cucinava per tre la può Elda, mettere tutta Elda, o no? Che cosa, Elda? Come? Chi vuole, sì, per tre lo può mettere tutto. Ma anche chi ha due persone ed è goloso di mais, ce lo può mettere lo stesso. Quello è a gusto proprio. Non so, comunque sono cose leggere, non so cose... che fanno male a mettercene il mais. Quindi gli ingredienti fino adesso li ripetiamo un attimo, così che Filippo ha visto che si era perso l'ultimo passaggio. Allora,
sì, l'acqua per la pasta, quanto bolle si mette la pasta? Mettetene, chi è due persone può fare 2,50, chi è tre persone può fare 3,50, anche 3,50 per tre persone può andare bene. Filippo, Simone, dimmi. Ah, ecco, non vi vedevo quando parla Elda, non la vedo. Non la vedi? No. Elda, prova a parlare. Mi senti, ecco, però vedo. Mi senti anche se non mi vedi? Ah, sì. Sai, sì, perché sì, sai perché forse non ti vede? Perché quando tu parli si attiva, perché loro vedono quando io per esempio parlo, adesso vedono me. Però quando tu parli si attiva il computer l'altro. Quindi sentono solo la tua voce, non capiscono. Ma comunque l'essenziale è sentire la voce. Io ho messo la pasta. Ho messo. Ok, adesso la vedi, Simone? Sì, vedo. Però c'è l'eco, quindi dobbiamo chiudere un po' di microfono. Aspetta. Eh no, Fabio, c'è l'eco. Prova adesso. Adesso come vi trovate? Avete messo la pasta? Sì. Allora, Elda sta mettendo la pasta perché l'acqua bolle e ha messo ovviamente il sale nell'acqua della pasta. Una bella manciata di sale. Una bella non manciata poco. Perché tanto dopo la pasta va sciacquata. Sì. E ho iniziato con il far vedere il tonno. Per tre persone ne possono mettere tre di scatoline. E invece per due persone può andare bene due. Poi ho fettato il formaggio. Io ho portato questo tipo galvanino, però loro se ce lo vogliono mettere perché piace, ce lo possono mettere. Se hanno un altro formaggio va benissimo lo stesso. E se non piace non ce lo mettono. Poi ho fettato i pomodorini. Poi ho aperto il mais. Chi ce lo vuole mettere, ce lo mette. Se a qualcuno non piace, non ce lo mette. Okay. Poi ho il prosciutto cotto a dadini. Ok? Sì, vedo che sono prosciutto tutti cotto impegnati. Stanno tutti nella... Simone sta tagliando. Luca penso che stia mettendo la pasta e Filippo anche sta finendo di mettere tutto. Sì. Quindi fino adesso abbiamo fatto pomodorini tagliati, formaggio, chi ce l'ha? Prosciutto cotto a cubetti, mais. Sì. E tonno. E tonno. Lei ha messo due scatolette di tonno, ma chi vuole ne può mettere tre, in base ai gusti. Quindi questi sono cinque ingredienti adesso. Ci siete fin qui? Dopo mancano tre ingredienti. Le olive non ho portato, ma glielo dico a loro. Chi ce l'ha, se ne... Allora, fin qui ci siete? Fatemi un cenno. Ok, Filippo c'è? Simone, tu ci sei fin qui? Non ti sentiamo, fammi un cenno. Ok, sta finendo di tagliare pomodorini. Luca, tu fin qui ci sei? Non ti sentiamo? Sì. Ok, perfetto. Allora, diamo solo un attimino di tempo a Simone che sta finendo di tagliare pomodorini. Quindi fin qui questi le olive. Allora, le olive io adesso non le ho, mi sono dimenticata a portare, però a chi piace le olive ci può mettere sia quelle nere, però l'essenziale è che siano denocciolate, se no dopo ci sta il noccio da sputare. Ecco, e ce lo potete mettere sia nere che verdi. E va bene lo stesso, io mo mi sono dimenticata, però le olive per me ci stanno benissimo. Poi c'è qualcuno che non piace e non ce lo mette, però fatela a metà. Va bene. Non ce le mettete a metà. Come a metà?
se ce l'avete nere ce le mettete nere, se ce l'avete verde ce le mettete verdi. A metà intendi tagliate a metà? A metà, se sono denocciolate, perché se hanno il nocciolo e poi è più lunga, perché lo devono stare a fare pezzettini pezzettini, perciò io dico denocciolate. Sì, non no, lo so Luca dice, come ce quando tu adesso. Hai detto metà, Luca intendeva dire se le palle vanno tagliate a metà. A metà, sì. Ok. Diviso due, cioè un'oliva lo tagliamo in due. Sì, anziché intera a pezzetti, pure l'oliva. Pezzetti in due, perché a pezzetti magari perdono pure troppo tempo. Sì, sì. Lo possono fare a rondelle, come lo vogliono loro. Come piace più a loro. Ok, stanno tutti alle prese con tagli e robe varie, perché li vedo concentratissimi, con coltelli alla mano. Quindi, formaggio, pomodorini, tonno, prosciutto cotto, mais e olive, già le ho dette, non mi ricordo se le ho già dette, olive tagliate a metà. È importante che siano senza il nocciolo, quindi denocciolate, altrimenti poi quando lo mangiate poi dovete pure sputare il... Sui formaggi Elda diceva che è indifferente, quindi c'è chi piace la mozzarella, sì, sì, ci mette la mozzarella, chi gli piace il galbanino, sì. Filippo ha messo l'asiago. Sì, sì. Sì, a chi non piace niente, non ci piace il formaggio, non ce lo mette per niente. Ok, quindi ognuno può mettere quello che vuole. Sì. Poi quando hanno finito mettiamo il würstel. Ok, quindi pomodorini, mozzarella, prosciutto cotto, mais, tonno, olive e adesso mettiamo il würstel. Il chi würstel. Lo vuole? Simone so che non lo preferisce, quindi non ce lo mette. Non ce lo mette. No. Non ce lo mette. Uno solo di würstel? Io ho preso la confezione da 4, ho preso. Se tu ce ne vuoi mettere uno, ma è uno grande? Uno grande, esatto. Allora va bene uno. Allora, io ho preso quelle confezioni da 4 piccole, capito? Sì. Va bene, anche solo uno va bene. Io ho preso quello. Nel frattempo avete controllato la cottura della pasta, visto che avete messo la pasta? E voi presto, penso. E è dici presto. Che è presto, eh? Io ve lo ricordo perché vi guardo, quindi dico fammi controllare. Quindi pomodorini, mozzarella, mais, prosciutto cotto, olive, tonno e adesso stiamo facendo i würstel. Per chi ha la confezione piccola da 4 li mette magari tutti e 4, invece se avete comprato la confezione quella da 3 grandi, uno solo va bene. Chi poi non preferisce qualcosa tra questi ingredienti non li mette. Comunque devi usare anche 1,5 si può mettere. Scusa sì. Morena, una domanda. Dimmi Luca. Sugli ingredienti da comprare, ci hai messo pure il condipasta, ci hai messo? Sì. Il condiriso, sì, eccolo. Condiriso, condipasta, stessa cosa, eccolo. Sgocciolato, scusa. Pure? Sgocciolato? Sì. Sgocciolato, sì. Volevo dire una cosa, i würstel sì. Tagliati uno solo per 2 persone, uno solo, per tagliare a rondelle. A rondelle, va bene. Era uno grande, c'avevi uno grande? Sì. Va bene allora, se ce ne vuoi mettere di più, che ti piace, ce ne puoi mettere di più. Non è un problema.
Ok, grazie. Un po' di più, ci mettiamo in mezzo. Con di pasta. Ah. Con di pasta. Ok, quindi l'ultimo era il con di pasta. Sì, con di pasta io ci metto anche, guarda, la giardiniera ci metto. Ah, la giardiniera. Sì, quindi il con di pasta, quello che avete, insomma, lo con di pasta, con di riso, lo va sgocciolato. Sì. Gocciolato. Io ho preso pure, che a noi piace, no, ho preso pure questo. No, non piace. Ah, no, ecco. Non vi, se non vi piace non ce lo mettete, se no ci sta l'insalatina, Fabio, più da vicino, l'insalatina di verdure, l'insalatina di verdure sono sottaceti tagliati lunghi, ecco, guarda, questi così sono questi. Sì. Quindi avete visto, la signora Elda, oltre a mettere il condiriso, ha comprato questa piccola giardiniera che si vende, sono carote, peperoni, falla rivedere un attimo. Dalla confezione sono sottaceti, insalatina di verdure, però sì. Sì, sì, e poi possono essere tagliati tagliati grandi o sottili, o quanti sottili, invece quando li trovo grandi li tagliuzzo io, e cipolla, carota, sedano, a volte c'è anche il cavolfiore. E la giardiniera di sottaceti, che non sempre, io è raro trovarli così sottili, di solito si trovano a pezzettoni che io taglio. Chi ama il senso del sottaceto, chi ama il sottaceto, se no va bene anche solo con di pasta, con di pasta, con di riso, insomma, capito? È la stessa cosa. Ok, ed è finito così, finito. Mo vediamo la pasta, che deve essere al dente, ma non al dentissimo, perché dopo si fredda, eh? No, è ancora duro. È ancora duro. Ok, quindi gli ingredienti sono questi. Ripetiamoli un attimo. Allora. Tonno. Pomodorini, formaggio a chi piace, prosciutto cotto a cubetti, mais, con di riso o con di pasta, e würstel. Poi chi ama il gusto del sottaceto, questi sono sottaceti, sono, che possono essere questa forma allungata, oppure più facile trovarla a pezzettoni, che dopo io avrei tagliato un po' più sottile, a chi piace i sottaceti. E le olive? Infatti, le olive. Le abbiamo detto insieme, perché te l'hai dimenticato. Ok. Sì, perché oggi non ce l'ho messo, mi sono dimenticata a portarle. Oggi proprio la scordarella delle olive. Un po' di olive comunque sono anche qua dentro, dentro questo con di pasta. Un po' di olive, però è più buono con più olive. Perfetto. Allora, e queste cose poi le mettiamo dentro una ciotola grande o... Ecco, io ho preparato questo, Adesso io metto a scolare, in un contenitore così bucato. E poi lo passo sotto l'acqua, questo è importante. La pasta, stiamo parlando. La pasta deve passare sotto l'acqua per fermare la cottura, per fermare la cottura. Ah, ok, quindi magari cominciate già a prepararlo lo scolapasta. Così appena è pronta la pasta vediamo, facciamo quello che fa Elda. Chissà che pasta hanno preso. Tiratelo fuori dai cassetti. Che pasta hanno preso loro? No, sono tutti verso la cucina, non ci sono al momento vicino allo schermo. Ah, bene, le farfalle. Allora, Luca, le farfalle. Buone farfalle, sì, buone. Le farfalline sono buone. Filippo, che pasta hai preso? Mezze pennellicate, mezze pennette.
le mezze pennette. Va bene. Simone, bene. Tu che pasta hai preso? I fusilli. I fusilli, ok. Bene. È duro, ma la pasta. Tu pure, Elda, hai messo i fusilli? Sì, perché... sì, fusilli. Sì, fusilli ho messo. Perché l'altra settimana li ho fatti per me, perché stavo al mare, ragazzi, e ho fatto i fiocchetti. Okay. E allora adesso ho cambiato quei fusilli. Quando questo bello bello se ne va al mare, questo piatto. E volendo si poteva mettere, come dicevamo l'altra volta, a posto della pasta il riso, magari voleva. Sì, sì. E il riso va fatto la stessa cosa. Dopo che il riso si è cotto al dente, va passato sotto l'acqua fredda. E poi fatta scolare bene, naturalmente. Fatta scolare bene. E poi si mette in una ciotola e si condisce con tutta questa roba come si vuole. Io, per esempio, al riso ci metto i sottaceti di più, perché ci sta bene. Anzi, alla fine ci metto anche l'aceto un po' assoluto, perché dopo come se lo... A me non piace l'aceto all'insalata, però al riso ci sta bene, che rimane quel senso di fresco. Bene. Beh, comunque a gusto, insomma, ecco. Io per esempio non lo mangio l'aceto, però solo l'insalata di riso metto l'aceto. State assaggiando? Sono tutti impegnatissimi. Oh. Ebbene, così li vogliamo. Allora, state assaggiando? Quasi. Deve essere al dente, ma non quasi crudo, non al dentissimo, perché dopo si ferma la cottura. Anche 30 secondi è fatto. Ovviamente questa pasta poi è comoda proprio perché uno la può mangiare anche il giorno dopo, quindi si può fare il giorno prima per il giorno dopo. Certamente. Soprattutto adesso che fa caldo. Sì, sì. Simone, così a me la pasta è pronta, che devo fare? Anch'io scolo, guarda, adesso facciamo. Scolato. E questo dovete vedere, è importante che vediate questo. Ok, Luca, vieni a vedere allora. Guardate tutti la signora Elda che fa adesso, perché dovete... Io già fatto, Morena, già l'ho fatto quello, con l'acqua fredda. Con l'acqua fredda? Sì, l'ho passata con l'acqua fredda. Ok, ecco, quindi vedete qua. Un attimo che fa la signora Elda. Elda, spiega un attimo. Apro la ecco. Quindi, acqua fredda. Filippo, bene l'acqua fredda, non così poco, bene, si deve freddare bene. Si deve freddare bene. Questo è un po' poco del buono, perché mi conviene di farlo. Ok, quindi va scolata la pasta e va passata sotto l'acqua fredda, però bene, cioè si deve bella raffreddare, quindi non è che va fatto solo un getto veloce veloce. No, no, anche io giro e faccio andare. E la Elda ha utilizzato lo scolapasta, quello grande con i buchini giù. Così l'acqua si toglie, quindi vedete che sta ripassando un'altra volta. Ecco perché il sale andava. Ecco, adesso capisco perché mi hai detto il sale un po', sì. Perché altrimenti poi si sciacqua. Venga a capo. Morena? Dimmi. No.
Bravo, quindi tu già ti sei portata avanti, hai sciacquato la pasta? Sì. L'hai sciacquata bene, l'hai scolata bene. Scolata bene, sì. Perfetto. Ammazza. Ecco, bene, adesso metto qui. Aspetta, qua c'era rimasto un po'. Ok, quindi. Ecco qua. Ecco, guardate adesso, prima la pasta. La pasta. Poi cominciamo a condire con l'olio, un po' d'olio. Ecco. Un po' d'olio. Ecco qua, l'olio. Ecco. Quindi mettiamo un po' d'olio. L'olio. Quanto olio metti più o meno? Guarda, una mezza, circa una mezza tazzina di caffè. Poi dopo, come uno gira, vede se ce ne necessita. Perché dopo, sai, succede che la pasta, poi solo raccoglie un po' l'olio. Una mezza tazzina di caffè ci vuole. Quindi ecco, diciamo che non deve questo. Essere né troppo oliosa, deve essere, l'importante è che non si attacca, o no? Brava, brava, perché troppo olioso disturba. Allora comincio a mettere, ecco, comincio a mettere il prosciutto cotto. Poi, ecco, prosciutto cotto. Ecco, va bene? Quindi, ecco. Poi il würstel. Würstel, prosciutto cotto, würstel. Würstel. Poi cominciamo a mettere il formaggio. Il formaggio, i pomodorini. Formaggio e pomodorini. Ecco. Poi mettiamo i sottaceti. Sottaceti, il mais. Il mais. Il mais. Va bene? Sì. E si gira. Vedi quando è ricco? Quando è ricco? Poi ci metto il condiriso, il condipasta, a cui avevo già tolto parte del liquido. Ecco qua. Le olive poi, non ce le dimentichiamo. Brava, a me piacciono le olive, ma oggi evidentemente mi sono antipatiche. Vabbè, anche se ci sono, ecco perché mo le ho viste nel condiriso. Sì, ci sono un po', però se uno ce le mette un altro po' ci stanno bene, insomma, ecco. Ecco. Se devo mettere anche una quindicina in più, capito? Ecco. Poi iniziamo a mettere il tonno. Il tonno. Ah, il tonno. Vedete come è diventato ricco? Sì, io praticamente ho preso al naturale, l'ho preso e ho tolto. Se voi ce lo mettete con tutto l'olio, giustamente poi l'olio non ce ne dovete mettere tanto. Io invece l'ho preso al naturale, l'ho preso. Ecco qua. Ecco qua. Ecco. Quindi, dopo si comincia a spezzettare. Alba dorata. State facendo? Sì, io vedo qualcuno pure già che sta mangiando. E alla fine, io non so se ce l'avete, voi metto i sottaceti. Ed è finito. Bene. Allora, mo passo a casa con un contenitore e vado al mare, vedi così. Questa è vita.
Quello muo è troppo, se no. Allora, mano a mano spezzate la ricotta. Prima ti faccio vedere allora quello che è uscito. E fatemi vedere, no. Quindi avete in mente tutti i passaggi? Sì. La cosa importante è sciacquarlo sotto. Guarda là, le mezze penne. Fammi vedere bene. Bravo. Oh, poi ragazzi. Va benissimo. Grazie. Chi ci vuole mettere il prezzemolo, l'origano, a gusto proprio. Capito? Chi ci vuole mettere il prezzemolo? Ci sta bene. Poi faccio una foto, ma per me, capito? Io delle volte, per esempio, metto il basilico. Ecco, è bravo. Il basilico è buonissimo. Il basilico ci sta benissimo. Luca, ti vorrei chiedere. Dimmi, Signora Luca. Dimmi, ci invita a mangiare a casa sua? Ci invita a mangiare a casa sua? Come no? Come no? E questo lo dobbiamo fare, Lo dobbiamo fare. No, Luca, possiamo venire a mangiare a casa tua? Ha avuto una buona pensata, Luca, vedi? Allora, vediamo un po'. Allora, Luca, ma invece com'è questa pasta? Perché tu non ti vedo, ti vedo solo la testa. Pensiamo, allora, il basilico ti sta benissimo. Le farfalline. Ah, belle, buone. Sì, si vede che è un bello aspetto. Sì. Ripeto, come ha detto Morena, il basilico è estivo. Facciamo sotto tre buccette, ok, quindi io per esempio, sì, vedi, Elda ha detto che bisogna mettere, ci possiamo mettere l'origano, tutto quelle spezie, come si chiamano? Queste non sono spezie, come si chiamano? Degli odori. Ah, gli odori, ecco. Io per esempio metto le foglioline di basilico. E allora, le foglioline di basilico è quello che ci sta meglio. Perché questo è un piatto estivo, il basilico è estivo, quindi è logico mettere una pianta estiva. Io ho piantato al mio balcone sia il basilico sia il prezzemolo e ci metto tutte e due. Ci metto. Ok. Brava, è buonissimo così, sì. Allora, Simone ha una domanda? Sì. Le olive e pomodori l'avete messi? Già? Sì. Allora, ti ripeto, tutto quello che abbiamo messo. Allora, abbiamo la cosa importante è che una volta che abbiamo tirato, come si dice? Una volta che abbiamo tolto l'acqua, la pasta dall'acqua, l'abbiamo sciacquata sotto l'acqua fredda, bene. Quindi non solo il getto, l'abbiamo proprio bella sciacquata in modo che si raffreddasse. Dopodiché abbiamo messo la pasta in una ciotola bella grande. Non fate come me che poi prendo una ciotola piccola e poi devo travasare di nuovo. E abbiamo messo tonno, würstel, pomodorini, olive, mais, condiviso, prosciutto cotto. E Elda ha messo anche la giardiniera. Sì, l'insalatina di pomodorini, no? Sì, tutto, Simone, tutto quello di prima. Vabbè. Quindi pomodorini, prosciutto cotto, mozzarella, mais, condiviso, olive, würstel e giardiniera. Poi se avete delle domande, per esempio, avete delle domande su questo piatto? Allora, ragazzi, mi sentono? Sì. Se la resti presto per mangiare, lo potete tenere anche un quarto d'ora, 20 minuti, una mezz'oretta in frigo, diventa ancora più freddo. Ed è ancora più estivo, diciamo, se non lo mangiate subito. Se lo volete mangiare subito, buon appetito. Se non lo potete mettere un po' sul frigorifero. In questo caso non va mangiato caldo. Morena. Morena. Sì, dimmi. Allora io esco dalla riunione, così faccio un paio di foto e poi te le mando pure. Va bene. Sì, tutto chiaro, Filippo, sul piatto? Vuoi chiedere qualcosa a Elda? Così no, va bene, va benissimo. Sicuramente sarà buonissimo, certo. Sicuramente. Grazie a tutti. Ciao. Buon appetito. Ciao. Buon appetito.
Ciao a tutti. Simone, detto fammi vedere, non mi hai fatto vedere. Va bene. Che bella pasta pure la tua. C'hanno tutti un bel aspetto. Bei colori. Bravissimo. Grazie mille. Mandami poi una bella, prima di mangiartela tutta, fammi una foto e mandami. Va bene. Ciao, buon appetito, buona domenica. Ciao a tutti, buona domenica. Ciao Simone. Ciao, grazie. Ciao. Luca, allora è buona? Perfetto. Questa sì, è buona. Più tempo si raffredda, secondo me, meglio è, perché prende più sapore. Perciò dicevo, se non hanno tanta fretta di mangiare, la potrebbero tenere anche una mezz'oretta. Comunque l'ho fatta raffreddare molto sotto l'acqua. Va bene, allora va bene. Buon appetito. Comunque ho mangiato, dai. Per voi lo dovete fare. Allora, ci salutiamo. Va bene, allora la prossima volta che facciamo? Che ci avete la prossima volta? Allora, la prossima volta, infatti, ma Fabio, ma tu mi hai sentito Rossella? No. E nemmeno io. Ma per cosa? No, per sapere se oggi si collegava qualcuno di loro, non lo so. Allora, il prossimo incontro è, ve lo dico subito, questo mi sono dimenticata di dire a tutti, mando adesso un messaggio. Allora, il prossimo incontro è lunedì 28 giugno ore 12. Va bene. Quindi è di lunedì questa volta e ovviamente Luca, per voi che state a percorso prima la mattina, uscite prima. È un po' difficile comunque. Siamo a fine mese, siamo. Ah, ok. Allora, un piatto super economico, Elda. No, io posso non fa niente. Vogliamo fare le zucchine piene? Oppure lo spezzatino di pollo che è più economico del vitello? Lorena? Sì. Mi scusi un attimo? Ti devo chiudere? No, ho detto mi scusi un attimo, non ho capito l'appuntamento. Ah, allora ci vediamo lunedì 28 giugno ore 12. Ma ve lo scrivo, aspetta. Allora lo salto, amore. 28 giugno 12. 28 giugno alle ore 12. Ok. Che cosa, Luca? Scusami. Salto. Mo vediamo, dai, mo fino al 28 ci manca ancora 8 giorni. E che continuiamo allora? Per i ragazzi di corrente. Allora, Simone, vieni un attimo di qua. Datemi un'idea. Cioè, più caldi i vostri gusti. Sono io. Io faccio anche una buona frittata al forno. Allora, Simone, che ti piace? Pensiamo un pochino che cosa ti piacerebbe, che vogliamo fare la prossima volta? Hai qualche richiesta? Non lo so. La pasta al forno, non so. Solo il costo caldo. È troppo, però, dai. Non lo so, è venuto anche a me, sai. È venuto in mente anche a me. Vi è venuto in mente la pasta al forno? Sì. Telepatia. Pasta con non lo so. Una carne. Proviamo a fare qualche secondo, perché noi abbiamo visto tanti primi, no? Quindi proviamo a pensare a qualcosa tipo come l'altra volta che abbiamo fatto lo sformato di patate, che quello è comodo perché mo fa caldo, quindi accendere forni, fuochi per tanto tempo comunque fa caldo. Una bella bistecca. Ma la bistecca basta che la compri al macellaio e te la metti a cuocere. Allora, tu che dicevi, Elda, la frittata, quella là che fai, quella potrebbe essere utile, perché uno se la può mangiare pure fredda quando va al mare, se la fa.
Sì, io quella oggi ho fatto per portare ai ragazzi, però sì, il forno l'ho fatto stamattina alle 7, però il forno si deve accendere, il forno. Ah, quello, sì, sì, si mette, sì. Io dicevo, sì, quella... ricotta, parmigiano, prosciutto cotto, chi ci vuole wurstel, si fa tutto, le uova, si amalgama tutto e si mette in una teglia. Si mette in una teglia ed è buonissima. Quello va bene anche per fare una pizza rustica. Poi ci si mette la sfoglia sotto e sopra, o se no si mangia come frittata. Quella, io stamattina alle 7 l'ho messa a cucinare, alle 8 meno 20 già era cotta. O se no uno spezzatino di pollo, uno spezzatino in tacchino, che è una carne più leggera. Per fare un secondo per fare che dici anche di pollo all'insalata, com'è? Pollo insalata, petto di pollo. Ah, beh, ho capito, però quello non è tanto da insegnare, perché il petto di pollo come la comprate, la mettete in una padella a cuocere e ci mettete l'insalata. Io volevo insegnarvi qualcosa di un po' più articolato. Una torta rustica. La torta rustica, però quando la facciamo noi alle 12, ora che si mette a cuocere 12 e mezza, non fa troppo caldo? Non lo so, se voi lo sopportate, no, il caldo per me va bene. Allora, se facciamo per esempio qualche twist di bruschetta, o piatto più estivo, e ci mettiamo vicino qualche altra cosa? Vabbè. O se no, Elda, come hai detto tu, lo spezzatino, perché non va bene? Va bene. Perché, ragazzi, se non piace lo spezzatino con delle verdure, non so se... Lo spezzatino vi piace, ragazzi? Sì. Di vitello. Di vitello? Va bene, di vitello. E comunque dovete comprare al macellaio, dovete dire che per uno spezzatino, vi dovete fare dare una carne tenera. Sì, sì. Io perciò dicevo pollo o tacchino, perché là è sicuro che è tenero. Invece il vitello a volte può capitare anche un taglio duro. Allora, facciamo un bello spezzatino. Spezzatino con delle verdure. A voi piacciono i funghi, per esempio zucchine, funghi, asparagi, non so, delle verdure, i peperoni, vi piacciono? Sì, peperoni sì tanto. Peperone tanto, e quindi possiamo fare uno spezzatino con queste verdure qui estive. Ci sta anche gli asparagi, non lo so, poi dopo quello che ci volete mettere ci mettete, perché se io vi dico di comprare il peperone, per esempio, a chi non piace non ce lo mette, capito? Ci mette un'altra cosa. Quindi se io vi dico magari di comprare gli asparagi, può essere anche buoni, possono essere, però a chi non piace gli asparagi non ce lo mette, per esempio, o le zucchine o quello che sia. Va bene, la fine, allora va bene. Allora lunedì 28 alle ore 12 con lo spezzatino, e poi vi mando la ricetta. Elda, la manda allora... La lista degli ingredienti, più che altro, non la ricetta. Scriverò un taglio di carne di vitello adatto allo spezzatino, così lo dite al macellaio, che sì, vi deve dare un tipo tenero, non una carne dura. Ok? Va bene, Va bene. Allora, buon appetito e buona domenica. Ciao, grazie. Ciao. 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 Ciao.